Ok, andiamo avanti, andiamo al nostro progetto e vediamo che nel nostro progetto c'è la possibilità di aggiungere delle cose interessanti. Allora, cancelliamo questo che ho aggiunto perché lo raggiungiamo insieme praticamente. Abbiamo messo un collect table, quindi facciamo un delete, ok? Quindi dobbiamo aggiungere praticamente degli oggetti che quando ci avviciniamo a questi oggetti li consumiamo, quindi è una specie di caccia all'oggetto. Questa cosa aggiunge un'interattività molto interessante alle vostre scene e magari voi potete dire alle persone di cercare tutti gli oggetti e di raccoglierli. Facciamolo a questo livello molto elementare. Raccogliamo degli oggetti, in questo modo obbligate le varie persone a girarvi la vostra ambientazione. Adesso chiaramente questo è un pianino con tre cose in croce, qui è tutto evidente, ma se siete in una casa abbastanza complessa, potete fare in modo tale che le persone viaggino in cantina, in soffitta, insomma, queste cose dove avete nascosto queste cosette, che è un primordio di caccia al tesoro. Quindi, come si fa per ottenere queste cose? Occorre mettere un collectable, che sarebbe una monetina, qualcosa che la gente può tranquillamente cercare. Allora, per cercare si può usare questa cosa qua, che adesso per qualche motivo che non è chiaro, non mi funziona, quindi la amplio un attimo così, ma in teoria doveva funzionare anche prima, e cercate dentro il vostro progetto che avete scaricato da Spatial i collect table. Allora, i collect table sono dei prefab, quindi sono delle entità, collect table prefab, che una volta inserite praticamente dentro la scena, praticamente diventano, come vedete, in un posto X, quindi li mettete qua, e voi dovete praticamente andare a raccoglierlo. Quindi cominciamo a prendere un collect table, lo mettiamo qua. E poi quel collect table potete metterne un altro praticamente anche in altro posto, per esempio qua. E poi per esempio metterlo qua, lo mettiamo vicino al cubo in modo tale da far scattare la canzoncina con il trigger di prima, ok? Quindi come vedete i collect table adesso vedrete facciamo un play, una sandbox di questo e quindi facciamo praticamente abbiamo tre collect table, facciamo il vabbè, save che abbiamo visto che non è obbligatorio ma facciamo text active scene, facendo il text active scene, praticamente vedete che lui prende e scarica nella vostra scena anche questi collect table. Ecco la scena che arriva. Un attimino di più. Okay, vedete che abbiamo tre collect table. Qui ci avviciniamo al primo collect table, che come vedete è semplicemente un cubo giallo. Ecco la cosa dei collect table è che quando si avvicinano vedete che fa questo effetto qua. E vediamo questo, fa questo effetto qua. Ecco. E tra le altre cose avete visto che è partito anche quello di prima. Ora, vedremo invece come organizzare nel prossimo video, perché a questo punto abbiamo visto il collect table, che è già una cosa che secondo me è molto interessante e dà molta gratificazione, specialmente ai bambini e ai studenti, studentesse e bambine. Di analizzare e di investigare la scena che voi fate, ok? Quindi da un pochino più di mordente, che è sempre buono.